Lavori di messa in sicurezza delle strade cittadine, borgate comprese, mediante l'asfaltatura dei tratti più deteriorati. Gli interventi appaltati lo scorso dicembre, sulla base di due accordi quadro da complessivi 200.000 euro, sono in corso d'opera in questi giorni a Isernia. Dall'assessore Domenico Chiacchiari, sottolineato come l'ammontare contenuto dei fondi a disposizione consenta solo l'esecuzione degli interventi più urgenti. Siamo partiti sulle borgate, adesso stiamo sistemando alcune strade della città. Questa è una messa in sicurezza delle strade, normalmente i fondi sono abbastanza pochi per sistemare tutto quello che c'è da sistemare, però abbiamo iniziato e piano piano parecchie zone della città saranno messe in sicurezza. L'importo tra i due accordi quadri è circa i 200.000 euro. In questa zona in particolare abbiamo anche realizzato i marciapiedi, quindi riqualificato anche questa zona e messa in sicurezza, appaltando sempre a dicembre un importo di circa 40.000 euro per la realizzazione di due marciapiedi. Da segnalare in questi giorni una serie di polemiche legate ai disagi per la viabilità innescati dai lavori di bitumatura. Gli interventi non potevano essere effettuati di notte, chiedono alcuni. A stretto giro la risposta dello stesso Chiacchiari. Quando si interviene sulle strade automaticamente si crea disagio. Però io ripeto, bisogna avere un po' di pazienza. Qualcuno ci chiede di fare questi lavori di notte, ma di notte andremo a ridurre gli interventi di circa il 30% perché aumentano i costi e questo non possiamo permettercelo. C'è tanto da fare, stiamo piano piano risistemando alcune zone e ci auguriamo che anche i concittadini abbiano pazienza e non se la prendano proprio gli operai che stanno facendo lavori. Chi vuole lamentarsi può venire all'ufficio tecnico e venire direttamente dal sottoscritto e lamentarsi con me, senza lamentarsi con persone che non c'entrano nulla.